Vabbè. Senti, visto che sei qua, no? Sì. Tu c'hai sempre un sacco di aneddoti da raccontare, brevi, sì, no? Brevi. Perché tu hai avuto, insomma, a che fare con tanti attori. Sì. Ce n'è uno divertente? Divertente, divertente. Abbiamo poco tempo, sappilo. Non ti viene, no, se non ti viene non ti viene. Ma uno, un aneddoto su quest'ultima cosa che hai fatto che sta andando per andare in onda. No, quella no. Quella no. No, no, guarda, se non ce l'hai niente, noi possiamo stare mezz'ora qua, Gabriele. Che cazzo, Noi che ce l'abbiamo, Allora, te la dico io. Tom Cruise. Sentiamo Tom Cruise, che è successo allora? Tom Cruise, vado a casa sua. Cioè, vedo che stava a casa di Tom. Sì, nel gossip si diceva che la figlia non fosse nata, fosse stata anzi tolta a lui e messa al capo di Scientology, che è il vero padre. Aspetta. La figlia fosse stata tolta a Tom Cruise e fosse stata data al capo di Scientology. Cosa sì, si diceva questo. Tutti i magazine di cose parlavano di questo. Io vado a casa di Tom Cruise, una lunga cena, chiacchierate, giocate di baseball, e lui mi fa letteralmente vedere, e giuro la verità, dalla macchina fotografica, il parto. Il parto. Il parto, cioè il momento del parto. Della venuta alla luce. Per dimostrarti che. La venuta alla luce da fatto. Della venuta alla luce. Cioè, tu hai visto proprio. Ho visto la creazione. Mamma mia. Della figlia Suri. Suri. E poi sono tornato a casa. Sono entrato in un supermercato e c'erano tutti i magazine che dicevano Suri è morta, Suri non esiste, Suri è stata da Scientology. E tu che hai detto, no, io ho visto la luce. Vedi che Gabriele quando racconta c'è sempre qualcosa veramente che fa rimanere la gente. Ma così, fa rimanere la gente così.